Paura. Che cos'è la paura? La paura esiste soltanto in relazione a qualcosa da sola non esiste. Come posso avere paura della morte? Come posso avere paura di qualcosa che non conosco? Posso avere paura soltanto di qualcosa che conosco. Quando dico che ho paura della morte, ho davvero paura dell'ignoto che è la morte? Oppure ho paura di perdere ciò che conosco. La mia non è paura della morte, ma paura di perdere il mio rapporto con le cose che mi appartengono. La mia paura è sempre in relazione al già noto, non all'ignoto. La mia indagine ora verte su come liberarsi dalla paura del noto, ossia la paura di perdere la mia famiglia, la mia reputazione, il mio carattere, il mio conto in banca, i miei appetiti e così via. Potete dire che la paura sorge dalla coscienza, ma la vostra coscienza è formata dai vostri condizionamenti, così la coscienza è ancora il risultato del già noto. Che cosa so? La conoscenza è avere idee, avere opinioni sulle cose. Avere una sensazione di continuità in relazione al già noto e null'altro. Le idee sono ricordi, il risultato dell'esperienza, che è reazione allo stimolo. Ho paura del noto, il che significa che ho paura di perdere le persone, le cose e le idee, ho paura di scoprire ciò che sono, paura di trovarmi in crisi. Paura del dolore che potrebbe giungere quando perdo qualcosa oppure non la ottengo, o quando non provo più piacere. C'è la paura del dolore. Il dolore fisico è una reazione nervosa, ma il dolore psicologico sorge quando mi tengo strette le cose che mi danno soddisfazione, perché allora ho paura di chiunque o di qualsiasi cosa possa portarmele via. Le accumulazioni psicologiche impediscono il dolore psicologico fino a quando sono indisturbate. Io sono un groviglio di esperienze accumulate che impediscono qualsiasi seria forma di disturbo e infatti non voglio essere importunato, perciò ho paura di chiunque possa interrompere le mie esperienze. Quindi ho paura del noto. Ho paura per ciò che ho accumulato di fisico o psicologico, come mezzo per evitare il dolore o impedire la sofferenza. Ma la sofferenza risiede nel processo stesso di accumulazione per evitare il dolore psicologico. Anche la conoscenza aiuta a impedire il dolore. Come le conoscenze mediche aiutano a evitare il dolore fisico, così le credenze religiose aiutano a evitare il dolore psicologico. Ed ecco, perché ho paura di perdere le mie credenze, anche se non ne ho una perfetta conoscenza né prove concrete della loro verità. Posso rigettare alcune delle credenze tradizionali che mi sono state inculcate perché la mia esperienza mi dà forza, fiducia, comprensione. Ma quelle credenze e la conoscenza che ho acquisito sono fondamentalmente la stessa cosa, un mezzo per evitare il dolore. La paura c'è fino a quando c'è accumulazione del conosciuto, la quale crea la paura della perdita. Perciò la paura dell'ignoto è, in realtà, paura di perdere la conoscenza accumulata. Nel momento in cui dico, non devo perdere quello che ho, c'è paura. Anche se la mia intenzione nell'accumulare è quella di evitare il dolore, il dolore è inerente al processo dell'accumulazione. Ciò che possiedo crea la paura. Che è il dolore? Il seme della difesa provoca l'offesa. Voglio la sicurezza fisica. Dunque, creo un governo sovrano, il quale necessita di forze armate, il che significa guerra che distrugge la sicurezza. Ovunque c'è desiderio di autodifesa, c'è paura. Quando capisco la fallacia del domandare sicurezza, smetto di accumulare. Se dite di capire, ma di non potervi impedire di accumulare, questo è perché in realtà voi non vedete che nell'accumulazione è insito il dolore. La paura è connaturata al processo di accumulazione. E la fede in qualcosa è parte del processo cumulativo. Mio figlio muore, e io credo nella reincarnazione, che da un punto di vista psicologico mi impedisce di provare maggior dolore. Ma nel processo stesso del credere c'è il dubbio. Esteriormente accumulo beni e muovo guerre, interiormente accumulo credenze e produco dolore. Fino a che voglio diventare qualcosa, fisiologicamente o psicologicamente, è fatale che ci sia dolore. Proprio quello che faccio per evitare il dolore provoca in me paura e dolore. La paura viene alla luce quando desidero stare in un particolare modello. Vivere senza paura significa vivere al di fuori di un particolare modello. Quando domando un particolare stile di vita, quello è già in se stesso una fonte di paura. La mia difficoltà è il mio desiderio di vivere in un certo contesto. Non posso rompere tale contesto? Posso farlo solo quando capisco la verità, e cioè che il contesto causa paura e che questa paura rinforza il contesto. Se dico che devo rompere il contesto perché voglio essere libero dalla paura, Sto soltanto seguendo un altro modello che causerà ulteriore paura. Ogni mia azione basata sul desiderio di rompere il contesto creerà soltanto un altro modello e quindi paura. Come posso rompere il contesto senza causare paura? Ossia, senza nessuna mia azione conscia o inconscia diretta al contesto. Questo significa che non devo agire, non devo fare nessun movimento per rompere il contesto. Che cosa mi accade quando sto semplicemente guardando il contesto senza fare nulla? Capisco che il contesto è la mente stessa. Essa vive nel modello abituale che ha creato per sé. Perciò la mente stessa è paura. Qualunque cosa la mente faccia, va in direzione del rinforzo di un vecchio modello o della promozione di uno nuovo ciò significa che qualsiasi cosa la mente faccia per sbarazzarsi delle paure produce paura la paura trova varie vie di fuga e il genere più comune è l'identificazione non è vero l'identificazione con la nazione con la società con un'idea non avete notato come reagite quando vedete una parata militare o una processione religiosa o quando la nazione corre il pericolo di essere invasa? A quel punto vi identificate con il paese, con l'essere in un certo modo, con un'ideologia. Altre volte vi identificate con vostro figlio, con vostra moglie, con una particolare forma di azione o inazione. L'identificazione è un processo di autodimenticanza. Fin tanto che sono conscio dell'Io, so che c'è dolore, c'è lotta, c'è paura costante. Ma se posso identificare me stesso con qualcosa di più grande, con qualcosa che ha un valore, con la bellezza, la vita, la verità, la fede, la conoscenza, almeno temporaneamente c'è una via di fuga dall'io, non è vero? Se parlo del mio paese, dimentico temporaneamente me stesso. Se posso dire qualcosa su Dio, dimentico me stesso. Se posso identificarmi con la mia famiglia, con un gruppo, con un certo partito, con una qualche ideologia, allora c'è una via di fuga temporanea. L'identificazione è perciò è una forma di fuga dal sé, proprio come lo è la virtù. Chi persegue la virtù sta fuggendo dal sé e ha una mente limitata e non virtuosa, perché la virtù è qualcosa che non può essere perseguita. Quanto più tentate di diventare virtuosi, tanto maggiore forza date al vostro io. La paura, che in differenti forme è comune alla maggior parte di noi, deve sempre trovare un sostituto e questo incrementa la nostra lotta. Quanto più vi identificate con un sostituto, tanta più forza dovete mettere in ciò per cui siete preparati a lottare, a morire, perché la paura vi soffia sul collo. Ora, sapete che cos'è la paura? Non è forse la non accettazione di ciò che è? Dobbiamo comprendere la parola accettazione. Non sto usando la parola nel senso dello sforzo di accettare qualcosa. Quando percepisco ciò che è, quello non è accettare. Quando non capisco chiaramente ciò che è, allora faccio intervenire il processo di accettazione. Perciò la paura è la non accettazione di ciò che è. Come posso andare oltre ciò? Io, che sono un groviglio di tutte queste reazioni, risposte, ricordi, speranze, depressioni, frustrazioni, io che sono il risultato del movimento bloccato della coscienza. Può la mente senza questi blocchi diventare cosciente? Sappiamo che gioia straordinaria c'è quando non ci sono impicci. Sapete certamente che quando il corpo è perfettamente in salute c'è una certa gioia e benessere. E sapete che quando la mente è completamente libera, senza alcun blocco, e quando il centro della cognizione, ossia l'io, non è presente, sperimentate una certa gioia. Non avete mai sperimentato questo stato di assenza del sé? Sicuramente è capitato a tutti. C'è cioè, comprensione e libertà dal sé soltanto quando posso guardarlo completamente e integralmente come un tutto. E posso fare questo soltanto quando comprendo il processo complessivo di ogni attività nata dal desiderio, che è la vera espressione del pensiero. Perché il pensiero non è differente dal desiderio senza giustificarlo, senza condannarlo, senza reprimerlo. Se riesco a comprenderlo, allora saprò se c'è la possibilità di andare oltre le limitazioni del sé. Ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video, sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita. Metti mi piace. E iscriviti al canale Doeia per ascoltare altri contenuti simili. Ci vediamo al prossimo video.